Buonasera e bentrovati con l'informazione di TG Cosmos. In primo piano questa sera la cronaca. I carabinieri di Sala Consilina hanno eseguito controlli a tappeto alle aziende. Sei sono i denunciati per violazioni ambientali. Per i particolari seguiamo subito il servizio di Antonella Citro. I militari della compagnia di Sala Consilina, agli ordini del capitano Emanuele Corda, a seguito della presentazione di esposti presso la Procura della Repubblica di Lagonegro per inquinamento del fiume Cavarelli di Sassano, hanno eseguito negli ultimi 2 mesi una serie di controlli alle aziende che si trovano nei pressi del torrente d'acqua, riscontrando diverse violazioni di carattere penale. L'attività svolta dai militari del NOR con il supporto dei nuclei carabinieri antisofisticazione ed ecologico di Salerno ha permesso quindi di deferire in stato di libertà i titolari, complessivamente 6, di 2 caseifici, un autolavaggio e un'azienda di produzione gastronomica. I reati contestati sono quelli di smaltimento illecito di rifiuti e in alcuni casi di deposito di liquidi infiammabili in assenza delle prescritte autorizzazioni. Nel corso di un controllo sono inoltre state riscontrate la presenza di scarti di lavorazione pregressa e carenze igienico-sanitarie. Il titolare di un terzo caseificio è stato invece sanzionato con una multa, il cui importo varia dai 3 ai 30.000 euro. Importo che sarà poi deciso dalla regione Campania, in quanto i militari hanno rilevato un eccesso nell'emissione delle acque di scarico, proveniente proprio dall'impianto di depurazione. E occupiamoci di sanità, un nuovo incarico per il direttore sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla, Aristide Tortora, che è stato nominato dirigente responsabile della struttura complessa Prevenzione e Protezione dell'ASL Salerno. Il dottor Tortora è stato individuato dall'azienda sanitaria quale candidato più adatto a ricoprire l'incarico per una maggiore esperienza a valenza aziendale e guiderà la struttura per 1 anno. Tortora, 51enne, a partire dall'ottobre del 2000 è stato responsabile del distretto sanitario Costa d'Amalfi, ha ricoperto la carica di vice direttore sanitario presso la direzione sanitaria del presidio ospedaliero Umberto I a Nocera Inferiore e dallo scorso 1 aprile il Curto di Polla. E passiamo a Sala Consilina. Sono stati aggiudicati i lavori per il complesso polifunzionale Cappuccini e opere infrastrutturali in area PIP di Trinità. Lo annuncia il responsabile dell'area tecnica. Vediamo. Si torna a parlare dei lavori di completamento, finiture, decorazioni e arredi del complesso Auditorium Teatro Polifunzionale Cappuccini di Sala Consilina. E questa volta l'attenzione è focalizzata sulla nota a firma del responsabile del procedimento, che a sua volta rende noto che le ditte che hanno fatto pervenire la propria offerta nei termini previsti dal bando di gara sono 2, che sono state ammesse alla gara entrambe le ditte partecipanti, che non ci sono state ditte non ammesse, che la gara è stata indetta attraverso una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. E attraverso una determina a firma del dirigente dell'area tecnica, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'ATI Coedec ITEC di Massimiliano Greco di Padula per un importo pari a 1.611.000 euro. Immediata soddisfazione è stata espressa dal consigliere Michele Santoriello perché realmente Sala Consilina tra pochissimo avrà il suo teatro comunale. Mentre per le opere infrastrutturali dell'area PIP, frazione Trinità, in località Santa Maria degli Ulivi e Fontanelle, il responsabile del procedimento comunale, nella persona del geometra Maurizio Monaco, rende invece noto che le ditte che hanno fatto pervenire la propria offerta nei termini previsti dal bando di gara sono state 3. Che la gara è stata indetta attraverso una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che con determina a firma del dirigente dell'area tecnica del 4/11/2014 pubblicata all'albo pretorio del comune sono stati aggiudicati definitivamente lavori per le opere infrastrutturali dell'area PIP, frazione Trinità, località Santa Maria degli Ulivi e Fontanelle, per il completamento all'impresa Giovanni Adinolfi SRL di Montesano sulla Marcellana, per un importo complessivo di contratto pari a 686.000 euro. Anche in questo caso il consigliere Santoriello si è detto soddisfatto di un altro importante tassello da aggiungere alla città di Sala Consilina.
Un altro canale di comunicazione istituzionale si aggiunge a quelli già in uso dal comune di Sala Consilina. Si tratta della videocomunicazione che coinvolgerà sia gli esponenti politici che i vertici amministrativi della struttura comunale. In realtà essa ha lo scopo di divulgare notizie, approfondimenti, manifestazioni, novità legislative e/o regolamentari, chiarimenti e qualunque altra attività istituzionale con la modalità video, che rende più immediato, semplificandolo, il messaggio informativo, dichiara Elena Gallo, consigliere delegato alla comunicazione istituzionale. Allo scopo è stata attrezzata una stanza dell'edificio comunale capace di rispondere alle esigenze connesse alla registrazione video. I filmati realizzati, una volta montati, saranno caricati sul sito web istituzionale nella sezione I nostri video, sotto la voce videocomunicazione, dove resteranno sempre visibili. L'ultimo filmato prodotto avrà la sua evidenza sulla home page del sito nella sezione video novità. L'attività della videocomunicazione sarà attuata con risorse interne da parte dell'Ufficio di Comunicazione Istituzionale, che da sempre provvede alla realizzazione di servizi e contenuti multimediali. E cambiamo argomento, parliamo di Poi Energia Winter School. Sono in arrivo fondi comunitari per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, prospettive di sviluppo sul territorio. Vediamo il servizio. Nell'ambito del programma Poi Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare organizza una Winter School sul tema I fondi comunitari per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, prospettive di sviluppo sul territorio. L'iniziativa è rivolta ai funzionari della pubblica amministrazione delle quattro regioni dell'obiettivo convergenza, e cioè amministratori, dirigenti, funzionari e tecnici regionali e degli enti locali, e a tutti i ricercatori universitari e liberi professionisti del settore delle medesime regioni. Sulla base delle effettive disponibilità, la partecipazione sarà estesa anche a dottorandi e studenti universitari secondo modalità concordate con l'ateneo ospitante. Al fine di contribuire agli obiettivi del programma Poi Energie e più in generale alla strategia europea decennale Europa 2020 per la crescita e l'occupazione, è indispensabile che ogni livello di governo e con essi anche gli operatori tecnici siano consapevoli della possibilità di poter attuare efficacemente la strategia sul campo, in modo da favorire una crescita intelligente, solidale e sostenibile, anche ricorrendo ai numerosi strumenti finanziari europei previsti all'interno della nuova programmazione europea dei fondi comunitari 2014-20. La formazione offerta dalla Winter School di Napoli sarà svolta da esperti di settore, nonché da rappresentanti di amministrazioni centrali, locali ed europee. Il percorso didattico è incentrato sulle opportunità di finanziamento in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica della programmazione in corso e futura, garantendo altresì laboratori pratici dedicati all'analisi di best practice. È prevista infine un'escursione tematica in una realtà territoriale di interesse in relazione al tema della stessa Winter School. E occupiamoci ora del comune di Teggiano. Ha adottato il piano urbanistico comunale ed è possibile proporre e presentare osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni. Lo si apprende ufficialmente attraverso il bollettino ufficiale della Regione Campania pubblicato il 17 novembre. L'importante strumento urbanistico, uno dei punti salienti del programma elettorale dell'attuale amministrazione comunale, è stato adottato lo scorso 24 ottobre dalla Giunta teggianese. La relativa documentazione visibile al pubblico è depositata presso l'ufficio tecnico e la segreteria comunale ed è pubblicata sul sito web all'indirizzo www.comune.teggiano.sa.it. Le osservazioni sul PUC e sul rapporto ambientale possono essere presentate entro 2 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURC. Lo si può fare in più modi: via PEC, per posta indirizzata a Comune di Teggiano, settore urbanistica, Piazza dello Stato di Diano 84 039 Teggiano, Salerno, o consegnando il tutto all'ufficio protocollo del comune. E ora occupiamoci del comune di Sant'Arsenio. Il sindaco Antonio Coiro lancia una provocazione contro chi ha denunciato l'amministrazione comunale per il taglio di alcuni pini nei luoghi pubblici, invitando queste persone a presentare una perizia attendibile certificata da ente pubblico sulla inesistenza del rischio.
Il primo cittadino torna sull'argomento dopo la polemica scoppiata lo scorso mese di settembre tra l'insegnante della locale scuola media Maria Antonietta Rosa e l'amministrazione comunale Sant'Arsenese, in seguito al taglio di alcuni pini marittimi in località San Rocco. L'insegnante ha denunciato l'accaduto all'autorità giudiziaria ed ha attaccato attraverso la stampa il comune di Sant'Arsenio, sottolineando che nelle scuole gli amministratori predicano il rispetto della natura e poi nei fatti si comportano diversamente. Il sindaco e la sua giunta hanno dichiarato di non voler subire ancora questi attacchi, sia perché la decisione di tagliarli è frutto di una relazione tecnica che li considerava pericolosi, sia perché negli ultimi 12 mesi sono effettivamente caduti 3 alberi nel territorio comunale. Finché non succede nulla, tutti a difendere gli alberi, ha dichiarato il sindaco Coiro, ricordando che intanto 3 grandi pini sono venuti giù in una località Secchio, vicino alle abitazioni. Un altro albero è caduto nei pressi del cimitero tranciando i fili dell'Enel, mentre l'altro presso la cappella della Madonna di Lourdes. Gli ambientalisti sostengono che sono esseri viventi e hanno ragione, ma se poi ammazzano un altro essere vivente? Tra l'incudine e il martello, il sindaco Coiro spiega che il pino marittimo non è adeguato per le sue radici superficiali e spesso causa tragedie e che la presenza di questi alberi nei luoghi pubblici e intorno al parco giochi non gli lascia molte soluzioni. Coiro al momento deve rispondere di una denuncia fatta ai carabinieri, al corpo forestale e alla procura della Repubblica, ma si dice pronto a piantare altri alberi e che attende una relazione definitiva per procedere in maniera oculata al taglio di altri pini pericolanti e alla sistemazione di nuovi. E siamo passati alla pagina degli eventi. A Sala Consilina prosegue con successo il corso di giornalismo Brainstorming. Tra qualche giorno uscirà anche il primo numero del giornale che vede impegnati i giornalisti in erba. Per i particolari ascoltiamo Antonella Citro. Prosegue a Vele Spiegate il corso di formazione di giornalismo dal titolo Brainstorming, rivolto ai giovanissimi. Ieri riflessioni e domande sono sopraggiunte a seguito della esperienza elencata dal giornalista Gianfranco Stabile e Rocco Colombo. Presente per un saluto anche la Banca Montepruno con il responsabile della comunicazione Antonio Mastandrea e il direttore di filiale Alfiero Albanese, nonché l'assessore comunale alla cultura Gelsomina Lombardi. Dalla cronaca alla politica, all'attualità, alla scuola, allo sport, alla musica, all'inchiesta, i giornalisti in erba si stanno cimentando in ogni argomento loro più congeniale e forniscono un'analisi lucida dalla loro angolazione. Diritto di cronaca, storia del giornalismo, chi è il giornalista, comunicato stampa e articolo e tanto altro ancora sono solo alcuni degli argomenti di discussione che vedono impegnati i giovani ogni lunedì presso la storica Torquato Tasso e il comune di Sala Consilina. Critica e obiettività sono stati cardini loro inculcati. Allora il via con tanto entusiasmo, curiosità e voglia di scrivere il primo numero di Brainstorming, che in realtà è il terzo perché segna la ripresa del corso. Con una veste grafica modernissima e ammiccante, colori sempre vivaci e spiritosi, il magazine Brainstorming si propone di raccogliere articoli di varia indole inerenti il territorio a sud della provincia di Salerno. Con un pizzico di ironia e tanta suggestione, poi nel volersi calare nelle vesti del reporter, gli allievi saranno le sentinelle vigili del territorio. Un brainstorming appunto perché sapranno dar vita al progetto proprio dalla tempesta di cervelli. Positivo, incansante ed esempio per le giovani generazioni che ancora credono fermamente nell'opportunità di scrivere su un cartaceo per poter diffondere il proprio pensiero nel pieno rispetto di quella libertà di stampa così tanto sannata fin dagli albori del giornalismo. Dopo la giornata mondiale delle vittime della strada, l'associazione Angela tra gli angeli Onlus vittime della strada ha organizzato a Sapri un corteo per le principali vie del paese. L'associazione Angela tra gli angeli Onlus vittime della strada ha organizzato per giovedì 20 novembre con il patrocinio del comune di Sapri in collaborazione con le scuole superiori un corteo per le principali vie del paese. Alle 10 è previsto il raduno in piazza Plebiscito. Da qui si attraverseranno via Cassandra, corso Umberto I, corso Garibaldi, via Cagliari per arrivare in piazza San Giovanni, dove verrà allestito un gazebo che distribuirà una serie di brochure informative sulla sicurezza stradale e sulle varie associazioni impegnate nella lotta contro gli incidenti stradali.
E siamo giunti alla pagina sportiva. Il consigliere comunale Elena Gallo esprime attraverso una nota stampa piena solidarietà allo Sporting Sala Consilina. Vediamo. Con una nota stampa a firma del consigliere delegato allo sport Elena Gallo, il comune di Sala Consilina esprime piena solidarietà allo Sporting Sala Consilina, in seguito ai fatti verificati nel corso della partita tra la compagine salese e il Certosa di Padula del 9 novembre scorso. In merito a quanto accaduto durante la partita Padula-Sala Consilina, valida per il campionato di calcio di seconda categoria, e alle spiacevoli conseguenze, si legge nel documento a firma di Elena Gallo, nell'esprimere contrarietà a qualsiasi forma di violenza nello sport e piena consapevolezza che attraverso lo sport devono invece essere lanciati messaggi e insegnamenti positivi, manifesto la mia piena fiducia e solidarietà nei confronti della società Sporting Sala Consilina, che si impegna con risorse fisiche e umane in un importante progetto per la nostra città e dei suoi giocatori, certi che agli stessi non sia in alcun modo imputabile una qualsiasi forma di violenza fisica, nei fatti di cui è cronaca ormai risaputa. Sono al fianco dello Sporting Sala Consilina e confido nella giustizia sportiva, conclude il consigliere Gallo, affinché possa far emergere la verità dei fatti e laddove esistessero responsabilità comprovate, punisca i veri colpevoli, tornando sui propri passi nei confronti di chi, ad un più attento esame, risulti essere vittima di un errore. E con il servizio sullo sport termina qui questa nostra edizione. Prima di salutarvi, vi ricordo i consueti contatti. Il telefono 0975 20 68 28 per le nostre mail info@cosmostv.it. E per chi volesse seguire la nostra programmazione in streaming www.cosmostv.it. Bene, grazie per questa serata, è veramente tutto. Vi ricordo alla prossima edizione e vi auguro intanto un buon proseguimento di serata.